Divette, ciao Divetti, benvenuti nella seconda puntata della mia serie sulle serie TV. Quindi in questa puntata parliamo di dei medical drama. Allora, cosa sono i medical drama? I medical drama sono tutte quelle serie TV o telefilm, come li volete chiamare, ambientati negli ospedali con i medici, insomma, come appunto, come avete visto dal titolo, Grey's Anatomy. In questo video vi voglio parlare dei medical drama che ho visto io, che ho seguito io, e soprattutto di Grey's Anatomy, che è quello che sto seguendo attualmente, diciamo il più famoso attualmente. Allora, inizio col dire che i medical drama sono in assoluto il mio genere preferito per quel che concerne le serie TV. Io proprio amo i medical drama. Sicuramente sono stata influenzata dal fatto che quando ero bambina, nei primi anni 90, era uscito ER, Medici in prima linea, e aveva avuto un successone mondiale anche qua in Italia, nonostante in America comunque i medical drama esistessero già da parecchi decenni. Già dagli anni 50-60 c'erano i medical drama, e addirittura General Hospital è una soap opera che noi in Italia non abbiamo, non so se abbiamo mai avuto, io non ho mai visto neanche una puntata, però è una soap opera tipo Beautiful che in America dura dagli anni 60 ad oggi, quindi comunque da loro è già più normale. Invece da noi il grande successo del genere medical c'è stato grazie a ER, Medici in prima linea. E io quando ero bambina ero appassionatissima di ER, perché mi ricordo che lo davano su Rai 2 di sera e me lo guardavo sempre perché lo adoravo, ero proprio appassionata. Infatti probabilmente anche grazie a ER, che io sono un po' appassionata di medicina, quindi probabilmente grazie a quello, perché veramente mi aveva preso tantissimo quando ero bambina. In realtà preferisco le serie attuali rispetto a ER, che era molto diverso, era sicuramente superiore rispetto alle serie attuali, che sono più patinate, anche se io le preferisco, devo dire. ER era, chi l'ha seguito se lo ricorda, era molto più realistico, molto più crudo, molto più veloce, anche solo nelle riprese, nelle inquadrature, nel susseguirsi dei minuti, era molto vero, molto più, era proprio tipo pronto soccorso, cioè cose che si susseguono velocemente una dopo l'altra, e gli attori non erano modelli usciti da una sfilata di moda, bellissimi e perfetti, erano persone normali, cioè erano attori che facevano dottori che si potrebbero incontrare in qualsiasi ospedale, quindi non erano tutti strafighi e bellissimi, quindi era molto più reale rispetto alle serie attuali, e questo può piacere ma anche no. Comunque io preferisco la serie TV un po' più patinata, un po' più di intrattenimento, un po' più così, però lì va a gusto personale. Io chiaramente non ho seguito tutte le serie di ER quando ero piccola, perché in TV, cioè chi è che al giorno d'oggi guarda ancora le serie TV in TV? Ormai le guardiamo tutti sul web e quando vogliamo, mattina, pomeriggio, notte, invece all'epoca devi per forza essere lì quel giorno, quindi non l'ho seguita tutta in televisione. Però poi quando sono cresciuta e ho avuto internet, sono arrivate le serie TV su internet, io mi sono guardata, ci ho messo dei mesi, però mi sono guardata tutte le 15 serie di ER, perché dovevo finire di vederle, insomma, quindi me le sono guardate tutte 15 da adulta, quindi capendo anche meglio. Quindi ER è stata la prima che ho seguito. Poi ho amato tantissimo anche Nip Tuck. Nip Tuck è una serie ambientata in una clinica di due chirurghi plastici, quindi è una serie basata sulla chirurgia plastica in particolar modo. Io all'epoca di Nip Tuck non pensavo neanche lontanamente alla chirurgia plastica, però mi era piaciuta tantissimo la serie. A volte hanno un po' calcato la mano, alcune situazioni veramente un po' poco reali, però mi è piaciuta fino alla fine. Io veramente ero pazza del personaggio di Christian Troy, cioè proprio l'uomo stronzo, figo, bastardo, cioè proprio l'uomo dei miei sogni, no, scherzo, però mi piaceva tantissimo il suo personaggio. Mi dispiace molto che sia terminata. Poi la mia serie preferita in assoluto tra i medical drama e comunque in generale la mia serie proprio cult, proprio quella che adoro in assoluto, è Dr. House. Io Dr. House veramente amore totale, cioè è una serie che amo perché proprio mi piace, ma farò un video tutto dedicato a Dr. House, perché
mi sembra giusto dedicare un video alla serie. Per ora l'ho solo citata nel video dei medical drama, però vi farò una puntata dedicata a Dr. House se la volete. E fino ad giungere a Grey's Anatomy. Grey's Anatomy è probabilmente la serie, il medical drama più famoso di questi ultimi tempi, ed è già la decima serie, quindi pian piano magari andrà a superare il record di ER, Medici in Prima Linea, che ha avuto 15 serie addirittura. Grey's Anatomy mi è piaciuta tantissimo fin dalla prima puntata. Mi piace perché è un po' è un medical drama, però è un po' patinato, c'è un po' un mix tra vicende ospedaliere e vicende personali, quindi con amori eccetera, cose varie, situazioni familiari eccetera, quindi unisce molto le due cose, e per questo motivo piace molto a noi donnine, proprio perché affronta questi, mette insieme queste due cose. Poi i medici sono tutti bellissimi, tutte bellissime, tutte uno più figo dell'altro, quindi da questo punto di vista, proprio a differenza di ER, molto irreale, ecco, perché penso che tutti vorrebbero ammalarsi apposta per andare nella clinica di Grey's Anatomy, credo, perché comunque sono tutti strafighi. È una serie che ha avuto tanti alti e bassi nel corso delle stagioni. Io ho seguito tutte le stagioni e ce n'erano alcune che ti facevano dire cavolo, ma finitela lì, è sempre la solita minestra. Però devo dire che nonostante ciò, nonostante qualche caduta, qualche risalita, si è sempre mantenuta interessante. Alla fine si è molto ripresa negli ultimi anni, comunque in 10 anni è normale che abbia avuto questi cali, comunque 10 anni sono veramente tanti per una serie TV, però è resistito a continuare, e questo mi fa piacere. Io, il mio personaggio preferito di Grey's Anatomy è Christina, perché è sicuramente il personaggio, cioè diciamo che alla fine ci affezioniamo ai personaggi che ci rispecchiano un pochino, no? Che ci somigliano in qualcosa, e lei, cioè, trovo delle somiglianze con me nel fatto che sia senza scrupoli sul suo lavoro, che pensi solo alla carriera, che non voglia fare famiglia perché pensa solo a quello, mette la carriera al primo posto della vita. Anche io sono abbastanza così, sono abbastanza caparbia in queste cose, proprio lei è proprio il fine giustifica i mezzi, e quindi mi piace molto perché mi somiglia un po' come carattere. E mi piace molto anche Kelly, che trovo sia la più figa della serie, proprio la classica donna, un po' che lei è una bellissima attrice, appunto un po' in carne, però bellissima, cioè proprio il classico esempio di donna in carne ma bellissima, più bella di tutte le sue colleghe magre, cioè veramente bellissima. Kelly mi piace proprio tanto, come, cioè, sia fisicamente che come personaggio. Tra gli uomini il mio preferito è indubbiamente il dottor Shepard, fin dall'inizio, cioè bellissimo, proprio il classico dottore figo, proprio che sta nei sogni di tutte le donne, è lui, no? E quindi, beh, fisicamente mi piace lui, il neurochirurgo sexy. Mi piace anche il dottor Hunt, non fisicamente, però come personaggio. Mi piace anche il dottor Weber, oddio. Il Weber, sì, il capo, insomma. Mi piace tantissimo come personaggio. E vabbè, ovviamente la Bailey è il personaggio che fa più ridere, cioè più simpatica della serie, che poi è un po' stronza. Mi ricordo che all'inizio la chiamavano la nazista perché era proprio una che ti faceva rigare dritto e fa impazzire la Bailey. E niente, io sono rimasta male per l'abbandono di alcuni personaggi, soprattutto recenti, perché nei 10 lunghi anni di Grey's Anatomy abbiamo visto tanti personaggi morire, perché è anche da capire che una serie di 10 anni è normale che gli attori cambino, che alcuni scade il contratto, vogliono fare altre cose, eccetera. Ultimamente penso di non essere stata l'unica a piangere, a frignare davanti alla dipartita di Lexi e Mark Sloan, il dottor Sloan. È stata veramente tragica, cioè lì veramente da bacchettare la regista Shonda Rhimes di Grey's Anatomy, perché ci ha dato veramente pesante, proprio ci ha voluto far soffrire tutti nel farli morire in quel modo. Tra l'altro Mark, che poi non è morto subito, è morto mesi dopo, che non è neanche tanto
cioè prima in coma, poi si sveglia tutto allegro, poi arriva in coma, insomma, una cosa un po' forzata, l'hanno fatto morire in modo un po' forzato, secondo me. Però è morto e questo penso abbia, cioè, secondo me tante persone hanno smesso di seguire la serie dopo questa cosa, perché è stato veramente traumatico. Comunque, vabbè. Pare che dovrebbe andarsene anche Cristina. Forse questa è l'ultima serie di Cristina. Non so se sia vero. Sono tutte voci un po' di corridoio che circolano. Però io spero che rimanga Cristina e spero che duri tantissimo questa serie. Ho seguito anche Private Practice, che è stato lo spin-off di Grey's Anatomy con la dottoressa Amnesia Montgomery, la rossa, ex moglie del dottor Shepard. Lei penso che sia un'attrice, Kate Walsh, che sia piuttosto conosciuta in America, piuttosto amata in America, e quindi penso che per questo motivo l'hanno fatta apparire come guest star in Grey's Anatomy e poi le hanno dato una sua serie che purtroppo è terminata e anche non tanto bene, cioè non hanno fatto un gran finalone. Ed era un'altra serie medical, però ambientata in un ospedale neonatale, quindi non era tanto il mio genere, cioè sicuramente preferisco i chirurghi plastici di Nip/Tuck rispetto ai pediatri e gli ostetrici di Private Practice, però l'ho seguita comunque perché mi piaceva l'attrice e comunque le storie erano carine, drammatiche, carine, quindi ci poteva stare anche Private Practice. Purtroppo è terminata, però insomma, finché c'è stata, è stata guardabile, insomma, accettabile. E niente, queste sono le serie medical drama che ho seguito io. Ce ne sono tante altre che ho provato a seguire, che non mi sono piaciute, perché purtroppo il medical drama deve essere un po' fatto bene. Se non è fatto bene, risulta noioso, risulta palloso, insomma. È un genere un po' difficile, deve proprio essere ben fatto, secondo me. C'era anche quella serie TV che si chiamava Scrubs, che era una parodia humor dei medical drama, che non mi è piaciuta per niente. Io ne avrò visto tipo mezz'ora, 10 minuti, mezz'ora di una puntata, ho spento, ho detto no, cioè non mi puoi rovinare così il genere, cioè proprio no, il medical drama deve essere il medical drama, cioè non me lo puoi far comico, quindi non mi è piaciuta Scrub. E poi niente, mettetemi nei commenti qua sotto se conoscete qualche altra serie TV di questo genere, così me la guardo. Fatemi sapere quelle che avete seguito voi, se ne avete seguite, se ne seguite, se vi piace Grey's Anatomy, chi è il vostro personaggio preferito, insomma, lasciate un commento qua sotto e ditemi, parliamo, insomma. E niente, vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!